arrivati in Spagna. Terminano uno. Allora, abbiamo visitato casa Botla, casa delle ossa, comunque la traduzione in italiano, ve lo scrivo magari qua com'è, si dice in spagnolo. E ora stiamo andando alla Sagrada Famiglia, che abbiamo la visita prenotata. Certo, per la Maria. Allora, qua c'è un sole che spacca veramente le pietre, nemmeno sembra che siamo a dicembre. Dopo la Sagrada Famiglia abbiamo fatto una pausa pranzo e siamo andati da Five Guys, ed era la prima volta che ci andavo ed era veramente buono il panino che ho preso, che era un bacon burger. E nulla, ora, oddio, c'è, vedete il sole che c'è qui a Barcellona? Ora siamo qui, ovvero casa Mila, ovvero la Pedrera, quindi casa delle streghe. Ok, a quanto pare questa piazza dove siamo è la piazza più grande d'Europa. È tipo, c'è una fontana che si illumina, vedete? Do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrap it all in sanity. With a note saying I love you, I meant it. Now I know. Tanto chavales. Chavales. Buongiorno, oggi il programma prevede di andare a Plaza de España. Poi siamo in questo parco, che è il parco di Jo Miró, e poi dobbiamo andare al Montjuïc, dove vedremo due musei probabilmente. Ok, siamo arrivati al castello di Montjuïc, una cosa del genere, non so la pronuncia, scusatemi, perché io studio spagnolo, ma il castigliano, non il catalano, quindi scusatemi. Ma nulla, mi sono resa conto che domani è la vigilia di Natale. What? E qui c'è un sole tremendo, quindi Natale. La vigilia di Natale. Oggi siamo nel parco della Ciutadella. E nulla. Qua c'è tipo la cartina. You wish you Merry Christmas and Happy New Year. Nulla, buongiorno raga e buon Natale. Oggi è Natale, mi vedete fuori da casa perché sto aspettando mio padre e mio fratello, che non si smuovono. Si sono smossi. E nulla, oggi è Natale, felice anno nuovo. E sto uscendo con un cappello di Babbo Natale. Sì, lo sto facendo. Nulla, il mio outfit è semplicemente un maglione rosso, i pantaloni a zampa, scarpe nere e questo giubbotto così. E nulla, qua c'è caldo raga, non è un vero Natale perché c'è caldo. E nulla raga, e oggi sono muy feliz, anche se il mio Natale quest'anno è strano perché appunto non sono a casa, quindi non avevamo albero né niente. È stato molto strano, però lo spirito natalizio è sempre con me, anche se quest'anno non ho avuto regali da spacchettare, ma vabbè. Nulla. Colgo l'occasione per raccontarvi la sventura che abbiamo avuto ieri. Praticamente noi eravamo in un puntino ristorante a mangiare, siamo uscite ed erano tipo le 11:30, era là la metro vicina, quindi l'abbiamo presa, e poi dovevamo cambiare per prendere l'altra metro che portava direttamente nel quartiere dove abitavamo noi. Ok, facciamo per fare il cambio dell'altra metro, e tipo la stazione della metro era chiusa, ne tipo... Ed era, perché praticamente, che è successo? Niente, mi guardavo tutti male perché ho sto capello, vabbè. E nulla, era chiusa perché era il giorno di Natale, cioè la notte di Natale, quindi la chiudevano alle 11. Nulla, noi abbiamo dovuto prendere un autobus e abbiamo detto al conducente, l'autista, va bene per andare in questo quartiere, ovviamente in spagnolo. E lui, sì, va bene. Abbiamo guardato su Google Maps mentre eravamo sull'autobus e vedevamo che si allontanava sempre più dal nostro quartiere. Allora, siamo scesi. Quando siamo scesi eravamo in mezzo a nulla.
in mezzo all'autostrada. Allora che abbiamo fatto? Abbiamo aspettato un altro autobus, sempre lo stesso numero però dall'altra direzione, e c'è stato tipo un'ora e mezza. Siamo arrivati a casa all'1:40. Allora, la sfortuna è sempre con noi. No, sì, è vero. Prendi, siamo andati tipo a farti quelle. Ci siamo fermati per mangiare, siamo usciti e siamo andati a fare il biglietto. Per fare il biglietto. E quelli ci hanno detto: la prossima entrata è alle 5. E noi tipo: what? E nulla. E quindi ora siamo venuti qua e abbiamo preso il biglietto per domani. Ok, siamo a Carrer de Princesa e abbiamo fatto la spesa, fra virgolette. La spesa, ciao mamma, qui c'è mia madre. La spesa per quello che mancava è per domani mattina e per stasera. E nulla, in un tipo supermercato di questi Marocchen, eccetera. Ora dobbiamo prendere la metro e poi andiamo a casa e nulla. Ok, sono le 10, sono appena le 10, oddio che faccia che ho. E questa giornata si è conclusa, ora sto riassunto del mio Natale. Mezzo metro di Kinder e biscotti di Tiger al ginger, ovvero allo zenzero e al cioccolato. Quanto sono carini! Io questo Natale l'ho passato così, un po' diverso dal solito perché comunque mi trovavo in un'altra città, solamente con la mia famiglia, eccetera, eccetera. Spero che questi weekly vlogmas dalla regia mi arrivi il cappello di Natale, quindi ora me lo metto. Ok, l'ho messo, guardate che bello, subendo dietro l'albero. Spero che questi weekly vlogmas di quest'anno vi siano piaciuti. Se è così, lasciate un bel like a quest'ultimo. Noi ci vediamo al prossimo video, che probabilmente sarà quando tornerò in Italia, quindi il prossimo anno. Quindi spero che voi passiate questi ultimi giorni dell'anno insieme, in famiglia, in amore, con pace, armonia, eccetera eccetera eccetera. Nulla, io appunto starò qui a Barcellona fino al 3 gennaio, poi torno in Italia. E nulla, vi mando un grosso bacio. Fatemi sapere voi come avete passato questo Natale qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!